Amici e amiche carissimi, bentornati per questa nuova puntata del ciclo di catechesi Danno un senso alla vita di cielo, giunto alla 14ª puntata. Stiamo entrando sempre più con l'aiuto del Signore e andando sempre più in profondità di alcune nostre dinamiche esistenziali. Questa sera ci sarà una nuova finestra che si apre con un nuovo passo avanti, un nuovo orizzonte molto importante di cui essere coscienti, da scoprire e quindi da prendere consapevolezza e soprattutto da saper disattivare, perché se non si disattivano i meccanismi di difesa, di cui parleremo con l'aiuto del Signore questa sera, le possibilità, ecco, abbiamo sentito la canzone di The Sun all'inizio, di cambiare sono ridotte quasi a zero. Teniamo sempre presente una cosa che ci siamo detti all'inizio di questo ciclo di catechesi. Questo ciclo di catechesi vuole essere un piccolo contributo, si chiama appunto Dal non senso alla vita di cielo, a chi desidera cambiare vita. Ecco, è un po', come dire, è un po' ambizioso, ecco, diciamo così, il progetto, l'intenzione anche che ha questo ciclo di catechesi. Conversione significa cambiamento, conversione significa inversione di tendenza, inversione di rotta, cambiare mentalità, cambiare modo di porsi, cambiare modo di essere, di pensare, di vivere, di relazionarsi. Quindi si tratta di davvero, ecco, passare, siamo nel tempo di Pasqua, dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dal non senso ad una vita felice, da una vita triste, depressa o similari, a una vita veramente degna di essere vissuta. Ad una vita, la chiama San Paolo nelle sue lettere, sballottata qua e là dalle onde, soggetta ai tumulti, al divenire, all'incedere delle cose, quindi all'influenza positiva o nefasta che hanno le circostanze intorno a noi. E quindi la nostra vita, il nostro umore varia in base alle circostanze. Se le cose vanno bene stiamo bene, se le cose vanno peggio stiamo male, ma questa non è vita umana. Quindi questa è vita, o meglio, di un uomo o di una donna che ancora non ha preso in mano la propria esistenza, perché la nostra esistenza noi dobbiamo prenderla in mano per consegnarla nelle mani di chi è più grande di noi, certamente, ma dobbiamo prenderla in mano, dobbiamo scegliere di prendercene cura, dobbiamo cominciare ad occuparcene. Questo non può farlo nessuno al posto nostro, nessuno. Ecco, quindi questi contributi, anche questa sera, le slides che seguirò per questa catechesi saranno poi scaricabili, si troveranno in tutte le altre piattaforme dove questa catechesi andrà, sia su YouTube, il video, sia sui podcast e l'MP3. Ci sarà un link dove scaricare per poter, ecco, ripercorrere e focalizzare bene alcune cose, quello che ci diremo durante questa sera. Allora, la volta scorsa abbiamo visto, se vi ricordate, la problematica della quadripartizione dell'io, che è molto importante. Abbiamo imparato e preso coscienza del fatto che noi non ci conosciamo, non ci conosciamo bene, e che per conoscerci bene abbiamo bisogno di essere aiutati. Aiutati dal prossimo, ma vedremo poi man mano che andiamo avanti, soprattutto aiutati dalla luce di Dio, da Dio e dalla sua luce. E questo processo, ecco, di conoscenza profonda di noi stessi in tutte le proprie sfaccettature, cioè adesso vedremo che il vero nostro sé è qualcosa di meraviglioso. Adesso ci manca questa puntata sui meccanismi di difesa. La prossima, io volevo completare ancora questa parentesi, diciamo così, anche umano-psicologica, con il tessuto relazionale, quindi perché possiamo prendere coscienza del tipo di relazioni che noi instauriamo con il prossimo. Prima di passare poi alla parte terapeutica, diciamo così, quindi dopo che abbiamo fatto questa grande anamnesi, questo grande viaggio dentro noi stessi, bene, adesso che facciamo? Ecco, prima di passare a questo, occorre mettersi in ascolto di chi sono io agli occhi di Dio e anche di chi è Dio.
realmente, non secondo le immagini che abbiamo già visto in una puntata, più o meno artefatte che l'uomo si fa o si può fare di lui. Perché prima di andare avanti dovremo vedere chi sono io e chi è Dio. Quello che ci dice la rivelazione, quello che Dio ha detto di noi e di se stesso. Perché è solo dentro questo orizzonte che noi potremo cominciare un cammino in cui andiamo a ritrovare noi stessi, in cui andiamo a passare dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dal non senso alla vita di cielo. Quindi ci mancano ancora questi step. Oggi cominciamo con il primo, i meccanismi di difesa. Allora, cosa sono queste cose? Noi ci difendiamo, tutti quanti noi. L'essere umano è sempre fondamentalmente sulla difensiva. Si difende da cosa? Da un mondo ostile, dalle possibili aggressioni esterne e soprattutto, come dire, alza le difese quando compare davanti al proprio orizzonte lo spettro della sofferenza. Noi non vogliamo soffrire. E per sofferenza non si intende soltanto la sofferenza fisica, perché il peggiore della sofferenza fisica è quella psicologica, è quella interiore, è quella affettiva, è quella morale, è quella spirituale. Appena ci si prospetta una sofferenza, noi cominciamo a porre in essere tutta quanta una serie di difese, molte volte inconsapevoli, per cosa? Per evitare di soffrire. Tutto qui. Perché la sofferenza ci terrorizza. Adesso stiamo ancora in piena pandemia, cioè guardate che io spero, prego per questo qui, prego molto, cioè lo desidero dal Signore, che almeno un pochino di figli di Dio, anziché stare sempre a dire al Signore liberaci dalla pandemia, liberaci da questo, liberaci da quell'altro, destra e sinistra, per carità, no? Cioè, pensino, facciano discernimento, comprendano quello che sta accadendo, cosa si sta manifestando, cosa sta uscendo dai cuori degli uomini, anche dal nostro. Cioè, il modo con cui tu ed io affrontiamo anche questa cosa è molto sintomatico. Oggi sintomatico e asintomatico sono terminologie off limits. Molto sintomatico. Come stai vivendo tu questa cosa? Ho detto tante volte che le prove fanno uscire fuori quello che noi siamo. Realmente. Dio disse al suo popolo Israele: tu ho portato 40 anni nel deserto per metterti alla prova e perché tu vedessi quello che c'era nel tuo cuore, se avresti servito Dio oppure no. È importante che lo vedi tu. È importante che lo vedi tu. Tu come stai vivendo questa cosa? Sotto tutti i punti di vista. Dalla paura di contagiarti, di andare in ospedale, di morire o che ti sia contagiata qualche persona a casa. Le soluzioni. Adesso la gente sta vaccino sì, vaccino no, siringhe in giro dappertutto. Tu come la stai vivendo questa cosa qui? Non è una cosa indifferente. È importante pensarci. Cosa sta dicendo dietro tutto questo? Perché nessuno pensi che questa cosa non avvenga sotto controllo divino, sotto divina permissione. Certamente Dio non è la causa delle cose negative, no? Ma sappiamo benissimo che da che mondo è mondo, Dio permette e usa il male per trarne un bene maggiore. Abbiamo riflettuto, abbiamo pensato a questo, sì o no? O stiamo semplicemente vivendo, speriamo che passi il più presto possibile, speriamo che tutto torni alla normalità, oppure le cose che si dicevano un anno e mezzo fa. Andrà tutto bene a destra e a sinistra? Sì, sono tutte quante cose, come dire, umanamente comprensibili, ma stiamo ancora a un livello molto molto superficiale. Cosa sta accadendo? E cosa mi sta accadendo? Cioè, come io sto vivendo questa cosa? Ciascuno, io non lo dirò questo, evidentemente. Io ho scritto qualche articolo sul blog un annetto fa per dare a chi
ha voglia di riflettere un po', qualche spunto di riflessione, ma la riflessione dobbiamo sempre farle noi, personalmente. Personalmente, le scelte dobbiamo prenderle noi personalmente. D'accordo? Questo per dire che quando arriva la sofferenza, l'uomo sclera, d'accordo? Perché non vuole soffrire. Ora pensiamo, anche se non voglio anticipare i tempi, no? Pensiamo che noi seguiamo un maestro che non ci ha detto di fuggire la sofferenza, ci ha detto di prenderla ogni giorno. Cioè, il Vangelo è questo, figlioli miei cari, Chi non ne è consapevole è meglio che se lo legga. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Che cos'è la croce? Affronti la sofferenza. Non abbia paura, non la fugga. La sofferenza non è il male assoluto, come pensano molti uomini. Cioè, il male assoluto è la morte, ma forse ancora più della morte è la sofferenza. Perché se devo soffrire troppo è meglio morire. Giusto? Non pensano così molti esseri umani? Chi ascolta questa catechesi, presumibilmente la maggioranza, dovrebbe essere, presumo insomma, no? Battezzata, cattolica, probabilmente praticante, almeno un pochino. Ma noi non è che pensiamo così, pur essendo battezzati, cattolici e praticanti? Punto interrogativo. Perché essere battezzati, cattolici o anche praticanti, non è sufficiente. Bisogna vedere se la vita di cielo è già entrata dentro di noi, cioè se la conversione ha già attecchito profondamente dentro il nostro cuore, se c'è stato un cammino, se c'è stato già un processo, se sono capace, e se non lo siamo, per carità, non è che uno si deve colpevolizzare, siamo qui per questo, non è mai troppo tardi per cominciare, d'accordo? Quello che ci stiamo dicendo serve a questo. Chi non ne ha bisogno, tanto meglio, perché vuol dire che ha già fatto questo tratto di strada. Quindi sarebbe bellissimo se nessuno ci avesse bisogno di queste conversazioni, che si potessero tranquillamente archiviare come cose non utili, perché già tutto fatto. Ah, io sarei la persona più felice del mondo. Dico proprio franchissimamente, credetemi, perché mi rallegrerei della gioia dei miei fratelli e delle mie sorelle, della gioia del prossimo. Allora, non divaghiamo troppo e me lo dico a me stesso. Allora, i meccanismi di difesa. Quindi siamo consapevoli che appena appare qualcosa che ci fa soffrire, noi ci difendiamo. Allora, come operano i meccanismi di difesa? Prima di vedere quali sono. Allora, i meccanismi di difesa fondamentalmente operano, per quanto io ho potuto imparare, a tre livelli. Il primo, ignorare il problema. Fare finta che non c'è. Non c'è nessun problema. Io non te. Come va? Tutto bene. Problemi? Nessun problema. Queste sono cose che noi ci diciamo nella vita comune, no? Ma se, per carità, pure io lo dico, va bene. Ma se uno andasse a riprendere, sei sicuro che va tutto bene e che non c'è nessun problema? Sicuro? Quale essere umano potrebbe in verità, cioè proprio in coscienza, quindi non tanto per dare una risposta prefatta, no? How are you? Fine, thank you. And you? Ok. Come stai? Tutto bene tu? Quindi sono cose che si dicono, ma è veramente così? Allora, primo ambito di operazione dei meccanismi di difesa, ignorare il problema. Secondo ambito, ci sono alcuni problemi che sono talmente macroscopici che non si può dire che non esistano, d'accordo? Ci sono, ma li minimizziamo. Sì, ma non è tutto sto granché. C'è qualche problema, però niente di grave, niente di che. La minimizzazione del problema, che non è il sano ottimismo, e la fiducia soprannaturale nella possibilità di risolverlo, no. Poi lo vedremo, è un'altra cosa. Terzo ambito di operatività dei meccanismi di difesa, ingigantire il problema, come dire, persuadendo, convincendosi che sia insolubile. Non c'è niente da fare. Quindi, o il problema non c'è, o
non è tutto sto granché, oppure no, non c'è proprio niente da fare. Sono tutte e tre menzogne queste qui, tutte e tre bugie. Bugie. Ok? Allora andremo a vedere, anzitutto, una serie di principi generali, diciamo così. Cosa fare dinanzi ai problemi? Perché noi abbiamo alcuni meccanismi, come si chiamano, inibitori. I meccanismi di difesa sono tutti quanti meccanismi inibitori e vedremo, dopo aver individuato, diciamo così, l'operazione di comportamento che generano, a sua volta suddivisi in distinte ulteriori comportamenti. Allora, dal punto di vista generale, però, allora, i problemi ci sono. E dinanzi ad ogni problema, questo vale per problemi personali, per problemi interpersonali, familiari, lavorativi, professionali, ecclesiali, politici, ma magari le persone cominciassero a ragionare bene. Dinanzi ad ogni problema c'è solo un modo, non ci sono altri, ragionevoli di porsi. Primo, individuarlo. Secondo, verificarne la consistenza. E terzo, punto fondamentale, chiedersi cosa sia possibile concretamente fare dinanzi a quel problema. È un problema che si può risolvere? O si può solo semplificare o diminuire? O si può solo gestire? È più grande di me, non posso risolverlo. Posso soltanto trovare il modo di gestirlo, cioè di conviverci. Questa è la risposta ragionevole dell'affrontamento. Il problema si deve affrontare, non può e non deve rimanere lì. Cosa fanno i meccanismi inibitori di difesa? Ti portano lontano, ti portano via dalla risposta ragionevole dell'affrontamento in varie modalità. Si muovono, come accennavo, su tre fronti. Primo, rifiuto di riconoscere che un problema c'è. Secondo, rifiuto di comprenderne la portata oggettiva. Terzo, rifiuto di affrontarlo in maniera adeguata. Faccio una pausa perché la digeriamo. Figlioli miei cari, guardate, non perché le dico io, però vi prego, queste cose facciamo in modo di pensarci e di ricordarle. Poi vedremo, adesso cominciano gli esempi tra poco, quindi adesso può sembrare un pochino generale. Quando vedremo gli esempi, vedremo quanto ci riconosceremo in essi. Allora, in un primo approccio molto molto generale, qual è la prima cosa che bisogna fare? Numero uno, bisogna maturare una coscienza profonda che è impossibile che problemi non ci siano. Per adesso, a bruciapelo, in diretta o mentre stai ascoltando questa catechesi, tu saresti in grado di dire: ma che problemi c'hai? A livello personale, a livello interpersonale, a livello lavorativo, a livello familiare, a livello ecclesiale, a livello politico, che problemi c'hai? Oggi, quali sono? Sei capace di dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quanti ce ne stanno? Sei capace? Allora, se non sei capace, ci sono due possibilità. O non li vedi i problemi. E quindi stiamo nell'ambito dell'io, ma lo sappiamo, no? Dell'io cieco o dell'io inconscio. Oppure, peggio, non li vuoi vedere. Ricordiamo Gesù quando guarisce il cieco nato, no? Cosa dice poi ai farisei? Dice: se voi foste ciechi,
non avreste nessun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Capiamo che significa, no? Il problema grosso dei farisei, nel Vangelo di San Giovanni questo si vede benissimo, è che nonostante tutte le mani tese di nostro Signore, tutti i segni, non hanno voluto piegarsi. Cioè, paradossalmente, no? Noi stiamo, ormai sono un paio d'anni che stiamo leggendo qui con la comunità il Vangelo di San Giovanni, approfondendolo un po'. Chi vuole può andare a sentirsi un po' di letture, un po' di catechesi al riguardo, no? Cioè, è incredibile. Cioè, nel Vangelo di San Giovanni, quando è che le autorità religiose decidono la condanna a morte di Gesù? Quando Gesù fa il segno più grande di tutti, cioè tirare fuori un morto dal sepolcro dopo 4 giorni. Ma che cosa di che cosa vogliamo parlare? Cioè, una persona che abbia un minimo di buon senso e almeno tanto così di cuoricino aperto, ma dinanzi a una cosa del genere si piega. Io posso aver pensato tutte le peste e corna che volevo di Gesù di Nazareth, ma dinanzi a una cosa del genere, ma mi devo arrendere no? Fa quel miracolo e decidono la condanna a morte. Ma è pazzesco, no? Quindi, il non voler vedere. La causa di tutti quanti i nostri guai, ricordiamo sempre, poi questo lo approfondiremo, perché questo non è materia specifica, chi mi conosce sa che io ho molto a cuore questo tema di Luisa Piccarreta and Company, ma il problema, l'unico problema che noi ci portiamo dietro, se noi proviamo, ce ne abbiamo uno solo di problema, uno, è la nostra volontà umana. È questo il re dei problemi, perché se la nostra volontà umana la smette di fare quello che fa ordinariamente, tutto si può risolvere. Non voler vedere un problema, sentite, no? Voler vedere, volere è un atto della volontà. Quindi vuol dire che nonostante le sollecitazioni, cioè le imbeccate che io riceva dalle circostanze della vita, da chi mi sta vicino, dalle esperienze vissute, io dico no, no. Pensiamo che la volontà può arrivare a fare delle cose assurde, no? Se io metto questa mano davanti adesso allo schermo per chi vede il video, io ho aperto la palma della mano destra, dico qui ci sono 5 dita, dovremmo essere tutti quanti d'accordo. Se qualcuno dice no, sono 4, io gli posso dire guarda figlio mio, cioè 1, 2, 3, 4 e 5, questo mi risponde no, sono 4, per me sono 4. Che cosa gli vai a dire? Vuol dire che forse è scemo, d'accordo? Che cioè, non sappiamo che cosa dirgli, ma lui dice che sono 4. Se ha deciso che queste sono 4, pur essendo 5, è una scelta folle, è una scelta irragionevole, è una scelta stolta, ma questa è la sua scelta. Ha detto che sono 4. E che vogliamo fare? Quindi, in un primo approccio, primo bisogna maturare una coscienza profonda che è impossibile che problemi non ci siano. È impossibile. Quindi o non li vedo o non li voglio vedere. E poi un'altra cosa. Non esistono problemi totalmente insolubili. C'è sempre una soluzione. Allora, non sempre un problema si può risolvere nel senso di eliminarlo. Ho già accennato. Ma lo si può. Si può imparare come affrontarlo, cercando di risolverlo o quantomeno di attenuarne la gravità o quantomeno di gestirlo. Quindi di imparare a conviverci. Facciamo un esempio un po' brutale e brutto. Cioè, se io casco dal settimo piano e mi rompo irreversibilmente un braccio e me lo tagliano, il braccio non ci sta più. Quindi il problema è che io non ho più un braccio, il braccio non ricresce, d'accordo? Quindi sì, che facciamo? Si potrà fare una protesi? La protesi non si può fare, se la protesi non si può fare dovrò reinventare la mia vita sapendo che il braccio non ce l'ho più. E quindi l'essere umano questo lo fa in continuazione. Quindi ci resettiamo la vita sapendo che c'è un braccio di meno. Punto. Quindi non è un problema forse solubile, sicuramente il braccio non ricresce, forse ci posso mettere una protesi, se non si può fare devo imparare a fare con un braccio solo, quindi convivere con questa menomazione.
è un esempio grossolano, sciocco, però così è per tutti i problemi che ci si pongono dinanzi. Tranche di meccanismi di difesa che io l'ho raggruppata, ovviamente non da solo, con l'ausilio di chi è più formato e attrezzato e dotato di me su queste problematiche. Si chiamano meccanismi che impediscono di prendere coscienza dei problemi. Il modo con cui li presento è a tratti un pochino ironico, d'accordo? Perché con qualche esempio un po' divertente rimane un pochino più a lungo, no? La prima, la sindrome dello struzzo. Già con questa, guardate, ci sono talmente tanti esseri umani dentro. Sappiamo tutti cosa fa lo struzzo? Lo struzzo, quando vede un pericolo, mette la testa sottoterra. Noi, vedendo lo struzzo fare questa cosa, chi scaricherà le slides, proprio la slides, la foto che accompagna questa slides, è lo struzzo con la testa sotto la terra, anche se ce ne sono anche altre. Cioè, noi vediamo una cosa di questo genere, ma è stupido, perché se lo sta andando a sbranare una iena, non è che se si mette sotto la testa, sotto terra, la iena se ne va. No, la iena se lo mangia ancora prima del tempo, senza neanche la possibilità che scappi o che opponga una reazione. Cioè, la cosa più stupida da fare. E quanti però la fanno? Perché si fa questo? Perché siccome il problema mi causa stress, mi causa ansia, preferisco non vederlo. Questo capita anche a livello, per esempio, di qualche patologia, no? Qualcuno dice: guarda che non ti vedo tanto bene, vatti a fare un po' d'analisi. Ah no, io sto bene, non c'ho niente. Dopodiché, dopo un po' di tempo, comincia a star male sul serio. Dice: c'è un cancro, se l'avessimo preso in tempo l'avremmo risolto. Chi ti sta vicino non ti dirà, perché manca la carità, te l'avevo detto, ma non te lo dice, ma lo pensa. Quindi, cioè, con gli esempi della vita reale, cioè, le conseguenze di un atteggiamento che possono essere nefaste, gravi. Secondo meccanismo di difesa, la rimozione. La rimozione. La rimozione riguarda soprattutto l'affrontamento di quelle ferite, cioè ricordiamo che qui stiamo in un ciclo di catechesi, quindi quello che viene prima poi ritorna dopo. Ferite molto molto gravi che io mi porto dietro, che vedremo poi esigeranno dei percorsi di riconciliazione, di pacificazione, di guarigione. Ma io questo non ci voglio pensare, perché questo ormai, questa è una cosa che è passata, non ci voglio pensare più. O addirittura, c'è proprio un processo psicologico, io una volta in vita mia ho proprio assistito in diretta ad una cosa del genere, una persona che aveva ricevuto una cosa bruttissima nell'infanzia e non me l'aveva detto, non perché non voleva dirla, ma perché l'aveva completamente rimosso. A un certo punto comincia a parlare e comincia a piangere. Dico: ma che è successo? E dice: padre, mi sto ricordando una cosa che... Dico: che è successo? Sono anni che non ci penso, ma a me mi è successo questo quando ero piccolino. Ho subito questo, questo e questo, questo e questo. E dico: ma scusa, ma... Per tanti anni è stato completamente rimosso. Io non glielo ho detto non perché non volevo, ma perché non me lo ricordavo, non ci stavo pensando. Quindi dicono i tecnici, gli addetti ai lavori, che questo può diventare veramente un processo così profondo di questo genere. Evidentemente, qual è di nuovo anche qui la molla? La paura di soffrire. Ancora, terzo meccanismo di difesa, la superficialità irresponsabile. Il gradasso, quello che fa finta che va tutto bene. Non c'è problema, va tutto bene. Si fa finta che vada tutto bene, autopersuadendosi che i problemi non ci sono. Ancora, quarto meccanismo che impedisce di prendere coscienza dei problemi. Io la chiamo l'accidia in belle.
La cibia, sappiamo tutti quanti, no? È quel vizio che ci condanna all'inoperosità, non, al non fare. La cibia è un bene, si pensa che i problemi forse ci sono, ma sono troppo grandi. No, 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 non mi va, quindi non è non li voglio vedere, non è li ho rimossi, ma non è faccio finta di niente, ma è so che ci stanno, ma non li voglio affrontare. Quindi questo è un atto di volontà. Meglio il carpe diem. Chi ha visto quel film, che insomma è un film bello come fattura, ma il messaggio che lancia è abbastanza inquietante, L'attimo fuggente, con la buona anima di Robin Williams, se non ricordo male. Il film è bello, ma il messaggio che lancia è un po' inquietante. Meglio il carpe diem o affrontare i problemi? Poi, su questa scia, peggio che la ciria in belle è la vita spericolata, quindi la fuga dalla realtà. O la vita spericolata, se vogliamo utilizzare un termine usato in passato da un nuovo cantautore. Che facciamo? Alcol, droga, canne, sesso sfrenato, piaceri, godere, divertirsi e andassero tutti al diavolo. Scusatemi il linguaggio così feriale, insomma. Ecco, quello che negli anni 70 o 60, anche, sex, drug and rock and roll, ok? Perché così, se faccio così, sto ubriacato di emozioni, di sensazioni, di piaceri, divertimenti, e se, soprattutto se, so, se ho i soldi, questo non lo posso permettere, e così non penso. E così non penso. Salvo restando che poi se si cade nella droga si diventa delle larve umane, se con l'alcol si esagera si diventa alcolizzati, e se col sesso si esagera, si diventa, come è successo a qualcuno di Hollywood, insomma, cioè, malati, di sessomania, insomma, cioè, ecco. Quindi ci si va proprio a degradare, quindi ad abbrutire. Quindi anche questo per dire che chi fa la vita a sesso, droga e rock and roll non è, non dobbiamo stigmatizzarlo subito come uno che è un pessimo, un cattivo, uno da giudicare. Probabilmente è stato, come dire, portato per questa via, perché dietro tutte quante queste cose, chi è che pompa sui meccanismi di difesa? Per noi che siamo credenti, è il diavolo. È il diavolo. Cioè, i piaceri della vita sono un tentativo di risposta sbagliata ai problemi che ci sono e che uno non vuole affrontare. Preferisce non pensarci, stordirsi. Attenzione, questo non toglie la responsabilità morale, anche grave, di chi commette queste cose con piena apertezza e deliberato consenso, eh? Si capisca bene quello che sto dicendo. Ok? Quindi, quelli erano i meccanismi inibitori, quindi quelli che impediscono di prendere coscienza dei problemi. Vediamo quelli che impediscono di affrontarlo il problema. Allora, c'è una cosa oggi molto diffusa. Io la chiamo la sindrome di Peter Pan. Qualche autore un po' più, come dire, quotato, la chiama l'infantilismo. Chi è un bambino? Chi è Peter Pan? Quello che resta sempre, sempre piccolo. Il bambino è quello che, per antonomasia, non è capace di prendersi le responsabilità, non ha la maturità di un adulto, d'accordo? Allora, ci sono degli adulti che sono bambini. Voglio. Sono quelli che rimandano a tempo indeterminato il momento di fare i conti con se stessi, preferendo non pensare e vivere senza prendersi responsabilità. Guardate che, per esempio, problemi molto molto reali. Come mai oggi sono così diffuse le libere convivenze? Adesso, a prescindere dalla loro cattiveria morale, d'accordo? Perché non sono situazioni peccaminose, no? Ma come mai che sono così dilagate? Dilaganti, come mai? Perché oggi i cosiddetti giovani,
fino a un po' di tempo fa mi consideravo pure io giovane, però pare che non mi posso più reputare tale. Io, insomma, ho sempre un po' di difficoltà a parlare dei giovani, perché io mi ci sono sempre sentito, un po' mi ci sento anche adesso, però pare che il calendario mi dia torto, insomma, no? I giovani non vogliono prendere decisioni impegnative, irreversibili, di vita. E allora che fanno? A tempo indeterminato. Se io convivo, se dovesse andare male, ognuno per conto suo, se ci dovesse essere qualche figlio di mezzo, vabbè, ci prenderemo le nostre responsabilità e buonanotte, insomma, no? Ma lo stesso discorso vale per i matrimoni che si sfasciano facilmente. Qual è il problema? Il problema è: i bambini cosa fanno? Ho litigato con te? Bene, mi prendo un pallone e me ne vado a casa, non gioco più. Questa è la soluzione da bambini. Quanti grandi sono simili ai bambini? Poi c'è la sindrome dei discepoli di Emmaus. I discepoli di Emmaus, mentre camminavano, tornando via, nota San Luca assai acutamente, stavano andando via da Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa. Gerusalemme è il luogo dove Gesù ha trascorso l'ultima parte del suo ministero, insomma, no? Quindi è il luogo dove è l'ingresso trionfale. Stanno andando via da Gerusalemme. Sono rimasti al venerdì santo. Quindi, che è successo? È finito tutto. Cioè, fuori di metà, non c'è più niente da fare. Cioè, si può fare niente. Ormai è troppo tardi. Ecco, l'altra grande stupidaggine che porta alla disperazione. È tutto finito. Non c'è più niente da fare. Terribile questa cosa, eh? Non è vero questo qui. Poi c'è la sindrome del fannullone, perché affrontare un problema richiede sforzo, costanza, tempo ed energia. Tutti i problemi possono essere affrontati e o risolti o gestiti, ma per fare questo occorre tempo ed energia. E fatica, o sforzo, costanza. Ricordiamo la parabola dei talenti, no? Che succede? Uno di quelli dice: ma sai che ti dico io? C'ho sto bel talento, ma a me chi me lo fa fare di andare a rischiare, insomma, chissà. Io mi tengo quello che ho, ma contento. D'accordo? Non rischiamo, quindi meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Vabbè. Quindi per paura di faticare troppo, ma Gesù lo rimprovera, servo fannullone. La paura di faticare troppo. Poi, la sindrome del fifone, e anche qui prendo in prestito di nuovo un passo del Vangelo. Abbiamo visto i discepoli di Emmaus, il servo fannullone della parabola dei talenti. Conosciamo il giovane ricco? Il giovane ricco. Gesù fissatolo lo amò, dice il Vangelo secondo Marco, e gli disse: pulire tutto e poi vieni con me. Cosa ha fatto, giovane ricco? Se ne andò triste perché aveva molti beni. Ha detto di no, se n'è andato. Qual è il problema del giovane ricco? La paura di soffrire troppo o di dover cambiare. O di dover, secondo la testa sua, rinunciare a qualcosa, non comprendendo che Gesù non c'ha bisogno dei suoi beni. Ma Gesù ti dice, ti chiede uno, come poi spiega agli apostoli, per darti 100. Chiede quel tuo uno per restituirti 100, ma quell'uno glielo devi dare. Quindi la sindrome del fifone. Gli c'ha paura. Poi c'è un'altra sindrome molto pericolosa, che è la sindrome dell'illuso, che è diversa, eh? Attenzione, qui si ha, cioè, pensare che i problemi si risolveranno da soli. Cioè, i problemi presto o tardi si risolveranno da soli, automaticamente o con il tempo. No, non funziona così. Purtroppo i problemi non si risolvono da soli. Il tempo può essere un alleato positivo per certe specifiche problematiche, ma i problemi non si risolvono da soli. Cioè,
se io ho il telefonino rotto, non è che se io lo lascio, dico, mo lo faccio stare 3 giorni a riposo, poi lo vado a riprendere e è risorto il telefonino. No, non è risorto il telefonino, devi portarlo in assistenza e lo devono riparare. Se è rotto il televisore, amo, adesso lo lascio una settimana spento, poi si aggiusta. Costa qualcosa di questo genere, sapeste io quanto sto, cioè quando si sfascia qualcosa, non si aggiusta da sola. Qualcuno la deve aggiustare. Questo vale per tutto, meno che per i nostri problemi. Impossibile, no? Ecco. Terza tranche, terza ed ultima, andiamo verso la conclusione. Meccanismi che impediscono di dare una risposta oggettiva adeguata. Attenzione alla distinzione. Quindi abbiamo visto quelli che impediscono di prendere coscienza del problema. Quelli che impediscono di affrontarlo. E poi c'è il terzo step. Meccanismi che impediscono di dare una risposta oggettiva adeguata. Cioè, ho preso coscienza del problema e intendo risolverlo. Quindi intendo affrontarlo. Non basta. Come lo vuoi affrontare? E qui c'è un'altra gamma di comportamenti. Allora, io la chiamo la prima, la sindrome del tutto e subito. Conoscete la sindrome del tutto e subito? Il problema si deve risolvere subito. Subito, subito, subito. Cioè, tipico di chi vorrebbe risolvere i problemi in tempi non adeguati. Preso coscienza, cominciamo e cominciamo a lavorare per la soluzione del problema, per la rimozione del difetto, per la riconciliazione. Non è che puffete subito, no, non funziona così. Allora, se no, dici, ah, senti, io ho preso coscienza del problema, lo voglio affrontare, o risolvo subito, oppure basta. Il problema rimarrà. Se vogliamo usare anche qui un'immagine evangelica, abbiamo visto il seme seminato sulla pietra. Quelli che incontrano, si entusiasmano. Che bello! Adesso ho incontrato Gesù, si salva tutto. No, non si risolve subito tutto. Ci vuole la costanza e la perseveranza, ci vuole il tempo. L'alleato tempo. Attenzione, il tempo non il tempo che passa e si risolve, e risolve da solo il problema. No, ma il tempo è la dimensione in cui col mio lavoro. Nel tempo il problema, affrontandolo, si risolverà o si imparerà a gestire. Poi c'è la sindrome di Mandrake. Vedete la foto su questa slide? C'è proprio Mandrake. Oh, questo proprio oggi. Sapeste quanti me ne sono capitati? D'accordo. La sindrome di Mandrake è questo qua, che si sogna o a volte addirittura si pretende da Dio. E quindi anche dai suoi ministri una soluzione magica o istantanea. Cioè, il problema tu me lo devi risolvere subito. D'accordo? La domanda classica che fanno al prete: che devo fare? D'accordo? Oppure, cioè, che cosa devo fare? Oppure si va alla ricerca di preti carismatici, li chiamano così. Molti pensano che io lo sia, io lo dico subito: io non sono un prete carismatico, d'accordo? Non ho nessun dono, niente, d'accordo? Oppure il super esorcista, quindi quello che è super esperto, d'accordo? E quindi io non sono esorcista, d'accordo? Sapete quanta gente che mi contatta? Dice, ma lei c'ha qualche dono? No. Ma lei è esorcista? No. È già delusione somma, dico, avevo cercato lo stregone della situazione. No. Io sono un povero prete della Chiesa Cattolica, posso offrirti un criterio di discernimento o qualcosa, ma niente di più. Allora, la gente oggi cerca il prete carismatico, il super esorcista, i gruppi particolari o a volte, ahimè, le sette, ecco, che promettono la luna in maniera semi istantanea. Ok? A volte c'è anche questo, si abusa dei sacramentali. Quali sono i sacramentali? Le benedizioni, l'acqua santa, l'olio benedetto, il sale benedetto, conferendo loro un alone falso di magicità. D'accordo?
Anche questo sarebbe potuto scrivere su un'enciclopedia. D'accordo? C'è mio figlio che ha questi problemi, ci avrà un sacco di male, eccetera, eccetera. Padre, deve dargli una bella benedizione. Dico, io glielo do volentieri la benedizione, per carità. La benedizione di un sacerdote è una cosa meravigliosa, non si rifiuta a nessuno, si può dare anche a chi non sta in grazia. Solo che dopo dico, sentite, ma tuo figlio, quanti secoli sono che non entra in chiesa o che non si confessa? Da quando si è fatto la cresima? Adesso quant'anni c'ha? C'ha 50 anni, dico, ma tu pensi che se io lo benedico le cose gli andranno meglio? Punto interrogativo. Cioè tu capite cosa sta pensando quella persona? Poverina, non lo fa apposta, ma questa è la sindrome di Mandrake. Cioè, il prete è uno stregone, quindi uno che con una formula magica sacra, per carità, o con un sistema sacro, istantaneamente ti risolve il problema. Io non conosco niente di tutto questo. E non mi presto, tra l'altro, a questi giochi, e credo che non ci si debba prestare a questi giochi. Altra sindrome. La sindrome di Pisolo. Conoscete Pisolo? È uno dei sette nani, per chi non lo conoscesse, no? Pisolo dorme. È l'opposto del tutto e subito. Potrebbe anche chiamarsi la sindrome delle calende greche. Non so chi di voi sa che nel calendario greco le calende non esistono. Quindi quando si dice, questo viene tutto a tempo, fa le cose alle calende greche, vuol dire che non le fa mai. Perché le calende greche non esistono, ok? Allora, questo è l'opposto del tutto e subito. Cioè, tutto e subito che il problema lo devo risolvere prima di mo, ok? Poi c'è quello che cerca lo stregone, quindi qualcuno che io non lo posso risolvere subito, ma lo stregone sì, basta che usa la formula magica e mi risolve il problema. Invece mi sono detto, ma no, c'è tempo. Ah, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. C'è tempo, c'è tempo. È il rimandatore a tempo indeterminato. Quindi ci si crogiola e si dorme. Ci vuole tempo. Sì, ci vuole tempo. Abbiamo già detto che ci vuole tempo. Ma durante questo tempo bisogna fare i passi graduali, ma concretamente possibili. Perché il tempo non risolve i problemi da solo. Tra 10 anni, se tu non hai affrontato questo problema, non solo che te lo ritrovi, ma te lo ritrovi incancrenito, sclerotizzato. Oh, poi c'è un'ultima sindrome, anche questa diffusissima, che è la sindrome dello scaricabarile. Attenzione. Lo scaricabarile non è un termine proprio molto molto adatto, adesso spiego di che cosa si tratta. Cioè si cerca negli altri una soluzione al problema. E qui entrano in ballo la famosa direzione spirituale o il confessore. Abbiamo parlato del discernimento degli spiriti anche di questo qui, no? Chi è il confessore o il direttore spirituale? Punto interrogativo. Vi dico io che per moltissima gente il confessore o il direttore spirituale è quello che ti dice per filo e per segno tutto quello che devi fare. Ci manca soltanto che te lo mette per iscritto. Ed è il solutore dei problemi. Io un po' di tempo fa sentii una bellissima predica, non mi ricordo dove, ma era un sacerdote che parlava e che parlando proprio al clero, venne credo al clero di Latina dicendo. Perché molti preti poi come dire, vanno in crisi, perché arriva una persona a parlare, cominciano gli viene l'ansia, perché io gli devo risolvere il problema, assolutamente. Cioè, la mia missione è risolvergli il problema, guai a me se non glielo risolvo. E magari qualcuno spara qualche consiglio o dice di fare delle cose che a me ogni tanto mi raccontano qualcuno, io voglio tanto bene ai miei confratelli, sono tutti quanti i miei signori, li bacio i piedi tutti quanti, dico, però, dico, non lo dico poi in diretta, ma cioè, dopo ci vado a ripensare e dico: ma speriamo che non sia vero quello che mi ha raccontato questa persona. Però capisco che se un prete gli viene l'ansia, che deve risolvere il problema, ne spara una e va a dire: ma che c'è? Cioè, io non lo so, padre, c'ho questa situazione, che faccio? Me lo sposo o non me lo sposo?
Ma caro fratello mio, ti verrà mica in mente di dirgli sposalo o, no, o non sposarlo? Ma che sei matto? Non si dice una cosa del genere. E che lo decido io per te? Io ti dirò, guarda, prima di fare il matrimonio c'è avuto il tempo del fidanzamento, durante il fidanzamento è un tempo di discernimento. Vuoi alcuni criteri di discernimento per comprendere se questa è la persona della tua vita? Questo e questo. Dopodiché vai davanti al Santissimo Sacramento, pensa, rifletti e scegli. Che te lo dico io se te lo devi sposare oppure no? Ma che sei matto? Così poi, tra l'altro, se il matrimonio funziona, ah, c'è San Leonardo da Latina che mi ha detto di sposarmi, vedi, hai visto? Questo è proprio un santo. Poi se il matrimonio non funziona, ah, c'è quel disgraziato, quel pazzo furioso che è per colpa sua che mi sono sposato, se io gli ho pure dato retta. Capito? Capito che succede? Quindi si cominciano ad intessere rapporti anche di direzione spirituali, malati e morbosi, dipendenze psicologiche, pretese, d'accordo? Pretese. Io, le persone che mi contattano, lo sanno tutti, sta scritto sul sito, io non messaggio con WhatsApp, non messaggio con Telegram, io non uso messaggi SMS con nessuno, se non con le persone vicine per dire ci vediamo tra mezz'ora oppure appuntamento X, appuntamento Y. O mi scrivi una mail che quando posso con calma, perché non posso impazzirmi, c'ho la parrocchia alle spalle, leggo, vedo di cosa si tratta, come rispondere, cosa rispondere con calma, se è una cosa affrontabile, o se non mi fai una telefonata, parliamo di persona, non 500 una volta, ordinariamente, d'accordo, confessione a disposizione, ma cioè non si possono instaurare queste dinamiche perché sono distruttive, non si fa il bene della persona, si fa il male della persona, perché non si risolve nessun problema, gliene crei altri 500. Io queste cose chiaramente le ho anche imparate dall'esperienza, perché io adesso parlo da 17 anni di sacerdozio, ormai quasi ci siamo alle spalle, e 50 anni d'età, insomma, no? Quindi tutti ci siamo passati per queste cose qui. Ecco, però bisogna poi, bisogna andare a sintetizzare. Quindi abbiamo capito queste cose qui, no? Quindi dentro questo scaricabarile cominciano i rapporti di idolatria, di dipendenza, di legami affettivi, che sono sempre pericolosi, specialmente con anche sul legame pulito, tra virgolette, il nostro affetto deve essere rivolto al nostro Signore, d'accordo? Se c'è il marito o la moglie, li devi amare per carità, sfogati come ti pare, d'accordo? Ecco. Ecco. Però noi dobbiamo sempre tenere presente che sul pianeta Terra c'è peccato originale, d'accordo? Per cui noi qui stiamo in un regime di interdizione coatta. Interdizione coatta è voluta dal nostro Signore perché fino a quando siamo sul pianeta Terra le cose funzionano così, in paradiso non funzioneranno così. Ma qui non stiamo in paradiso, qui stiamo sul pianeta Terra. E quindi bisogna fare attenzione. Allora, tutto ciò premesso, concludiamo risposte adeguate. Allora, qui ognuno poi deve fare il lavoro su se stesso, vedere in quali di questi meccanismi ha inceppato, d'accordo? E cominciare a liberarsene. Questa è una cosa che puoi fare soltanto tu, d'accordo? Non lo può fare nessuno al posto tuo. Allora, come fare a dare delle risposte adeguate? 1. Con una sana dose di umiltà, grassetto e sottolineato, lo troverete nelle slides, ci si mette in discussione e ci si fa aiutare anche dagli altri, ricordiamo l'io cieco, a prendere coscienza dei propri limiti, difetti e problemi. Esempio, una sana direzione spirituale è finalizzata senza sostituirsi alla coscienza, senza dire le cose prima del tempo, senza sostituirsi a Dio che trova i tempi e i modi poi di farci arrivare le persone alle cose, però in strada la persona verso. Quindi si chiede aiuto con un po' di sana umiltà.
Poi, con una sana dose di fiducia, naturale e soprannaturale, ci si dispone ad affrontare i problemi una volta che si sono individuati, usando i mezzi adeguati. Terzo, con una sana dose di realismo si individua il tipo di obiettivo possibile. Posso risolvere il problema? Posso eliminarlo? Bene. Posso diminuirlo? Bene. O posso solo gestirlo? Io vorrei chiudere. Quest'ultimo criterio è fondamentale. È fondamentale. Dinanzi a questo problema reale e che io desidero affrontare, cosa posso concretamente fare? Questo vale, ripeto, per i problemi personali, familiari, professionali, relazionali, ecclesiali e nazionali, civili, politici e internazionali. Che cosa posso realisticamente, concretamente fare? Perché i problemi più grandi di noi, che non possiamo risolvere, noi possiamo soltanto imparare a gestirli e a conviverci e affidare la soluzione di essi o a chi ha il potere di metterci mano, oppure a chi ha il potere dei poteri, che i problemi, se vuole, li può risolvere tutti. E che domini Dio. Va bene, detto questo, passiamo ai saluti. Io spero che lo Spirito Santo, che parla nei cuori delle coscienze, ecco, dica quel molto più e meglio che io non ho saputo né potuto dire in maniera adeguata, e che faccia comprendere, anche se qui si tratta di cose molto molto concrete, molto molto umane anche per certi aspetti, però la capitale importanza delle cose che ci siamo detti. Se non si sfugge a queste dinamiche che potremmo chiamarle maledette, nel senso che ci mettono in una situazione di stallo, di impasse, questo passo di Cantavano in esame non cambieremo mai. Ecco, se stiamo al passo di questi meccanismi, i margini di crescita sono sempre molto molto limitati. Beh, appuntamento per chi crede e vuole alla prossima puntata. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. E a presto.